casa col Camerano, stiamo preparando bene la partita e ci auguriamo insomma di chiudere il discorso salvezza fin dalla prossima partita in casa. A proposito della partita col Camerano, state vedendo su monitor insomma le immagini della gara di andata, quindi cercherete di fare lo sgambetto alla capolista, non volete far chiudere questo campionato? Non è uno sgambetto, penso che mister Mazzieri, anche in ipotesi di pareggio, non è che perda il campionato, c'ha l'ultima in casa con l'Osimo che è già retrocesso e non... ecco, noi puntiamo a, come dicevo prima, a chiudere in casa senza andare a Montegranaro poi a fare una battaglia all'ultima partita, diciamo. Allora, almeno ce l'auguriamo, questo è l'obiettivo nostro. Se non dovessero aggiungere punti da Camerano, li andremo a prendere a Montegranaro. Insomma, o l'una o l'altra, in qualche maniera bisogna portarli a casa questi punti. Mister, una cosa prima di tutto volevo fare un po' di chiarezza, perché in questi giorni si è chiacchierato un po', c'è stato un po' di confusione sulla data delle prossime partite di Serie C1, perché questa settimana ovviamente si riposa. Voi quando giocherete questo prossimo turno? Sabato 3 maggio, mi dai questa conferma ufficiale? Perché sul sito federale c'è un errore, credo a questo punto di poter parlare di errore, sul menu a tendina compaiono le giornate previste per il 10 e il 13 maggio, non compare il weekend, la giornata del 3 maggio, quindi ho cercato di avere chiarezza su questo punto appositamente con te, insomma. Sì, ritengo che le date siano queste, a meno che non ci sia qualcosa dell'ultima ora che, ecco, io ancora non ne sono informato comunque. Mister, che campionato è stato fino a questo momento per lo Strenze? Siete soddisfatti? Vi aspettavate qualcosa di più oppure rispecchia i vostri programmi questa classifica? Obiettivamente non posso essere molto soddisfatto. L'organico lo ritengo buono, però purtroppo forse nel nostro periodo migliore, che eravamo a 2 punti dalla quarta piazza, abbiamo subito troppi infortuni e siamo andati avanti con la Juniores, anche perché lì non c'è l'Under 21 a Ostra e abbiamo dovuto attingere molto alla Juniores, abbiamo preso tutti i ragazzi, li abbiamo messi in campo, però abbiamo pagato questa situazione. È un'ottima rosa, però ecco, è incompleta, non ci abbiamo dei ricambi diciamo all'altezza dei titolari purtroppo, però perché ecco, è stata fatta la scelta, abbiamo tirato sui ragazzi alla Juniores e magari ce li troviamo pronti per i prossimi anni, stanno facendo esperienza. Mi sembra di intuire, abbiamo pagato. mi sembra di intuire dalle tue parole insomma che un obiettivo più realistico era quello dei playoff, dico bene? Per come eravamo a gennaio sicuramente, però c'è stato l'infortunio del portiere, c'è stato l'infortunio dei pacienti che ha mancato 2 mesi, e Casisa un paio di partite per squalifica, e purtroppo io il cambio di Casisa non ce l'ho, è uno che si sacrifica, gioca tutte le partite 60 minuti, e eccoci, ci siamo trovati male, poi in partite molto alla portata abbiamo lasciato punti per strada, dopo un po' ci siamo complicati la vita noi con la partita in casa col Picchio Ascoli e adesso ci ritroviamo lì che ancora non siamo salvi matematicamente. C'è una domanda via SMS per te, mister. Ci domandano se l'anno prossimo, è vero che l'anno prossimo allenerai la San Giuseppe Iesi? Io ti giro questo messaggio. Penso di no, non lo so, penso di no. C'hanno Gabriele Pieralisi, che è un ottimo allenatore, ecco, l'allenatore poi storico del San Giuseppe, non penso che cambino quest'anno. Quale sarà allora il tuo futuro? Ma io, ecco, primo impegno è Ostra, però per correttezza abbiamo deciso con la società di parlare a salvezza avvenuta, dunque ecco, ancora non c'è nulla di concreto, perché purtroppo manca sempre quel punto che dicevamo all'inizio. Quel fatidico punto insomma che chiuderebbe i discorsi, vi farebbe rilassare sicuramente molto di più. Hai citato nel tuo intervento Giacomo Pacenti, in questo momento è il vice capocannoniere della Serie C1 a pari merito con Claudio Perticaroli, 46 reti per tutti e due, dietro a Vitor André De Sosa della Juventina che ne ha realizzati ben 54, veramente un bel bottino. Comunque, tornando a Pacenti, è un giocatore lì davanti che per voi fa la differenza. Sì, poi è un giocatore per me che ha ancora grossi margini di miglioramento, sia magari tattici che diciamo di tenuta
psicologica, fisica nell'arco dell'intero campionato. Cioè, io scherzando dico sempre a lui, se qualche partita non avessi mandato tuo fratello probabilmente eri il capocannoniere. Però ecco, quindi nonostante il potenziale, l'enorme potenziale espresso, è un giocatore che può migliorare. Ma è un giocatore giovane, è forte fisicamente, ha dei grossi margini di miglioramento dal punto di vista tattico. Può ambire anche quindi a qualche categoria superiore? Sicuramente, dipende molto da lui, dipende molto dalla sua volontà, dalla sua volontà di sacrificarsi e di magari migliorarsi continuamente anche durante gli allenamenti. Però è un giocatore che sinceramente io è un po' di tempo che alleno e ha delle qualità, delle doti difficili, rari da trovare in queste categorie. Quando calcia la porta la inquadra sempre. Sì, abbiamo visto quando ho avuto modo di vederlo in campo, insomma, che ha decisamente un bel tiro. Questa è una qualità che è evidente in ogni match, sia quando gioca bene che quando gioca male. Mister, qua vedo la classifica, volevo un tuo pronostico su quali saranno le formazioni che alla fine dovranno partecipare ai playout. Acli, Montegranaro, Leopardi. Ai playout, scusa mister, ai playout. Ai playout, io pensavo ai playoff. Playout, posso dire quelle tre sicure, dopo ce ne sono quattro in ballo per un posto. Penso che il calendario agevoli il San Giuseppe Iesi sicuramente, Lubino è rimasta una partita che è l'ultima col picchio, dunque Lubino terminerà sicuramente a 41 e forse avrà bisogno di uno spareggio se vuole evitare i play-out. Il Montegranaro ha due partite che sulla carta le può giocare benissimo tutte e due. Il San Severino pure lo escluderei, Lo salvi, penso, diciamo, il San Severino. Sì, il San Severino penso che si salvi tranquillamente. Mi sembra di intuire che prevedi uno spareggio a questo punto, faccio due conti tra Montegranarese e Urbino. No, non è detto, perché dipende che risultato fa Montegranaro. Cioè, contro l'Ostra. Se vince a Iesi da un punto a noi, allora sì, arriverebbe a 41. E quindi lì un bel pareggio starebbe bene a tutte e due. Va bene, scherziamo ovviamente, mister. Cerchiamo di fare queste solite tabelle di marcia di fine anno che insomma entusiasmano un po'. Poi sono sempre difficilissime, soprattutto le ultime partite, le sorprese ce ne sono sempre tante. Si sbagliano sempre, queste tabelle di marcia sono fatte per sbagliare. Mister, noi ti rivolgiamo l'in bocca al lupo appunto per queste ultime due partite, la missione l'abbiamo chiara tutti quanti, un punto per lo Strength, insomma, questo è il saluto conclusivo. Ok, grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie mister, in bocca al lupo dunque per il proseguo della stagione dello Strength che appunto con 41 punti a pari merito con la San Giuseppe Iesi va a caccia in queste ultime due giornate della matematica salvezza senza passare per...